Allora, per prima cosa, per il nostro cappello, noi dobbiamo andare a guardare la tabella delle misure. Questo quando non abbiamo già un cappello per vedere più o meno la grandezza, ok? Allora, come potete vedere, da questo modello c'è da 0 un mese fino a uomo, donna, ragazzo e così via. Quindi veramente ci sono tutte le misure. Abbiamo la grandezza della corona, che non è altro la lavorazione che noi lavoriamo con gli aumenti. Quindi questa è quella che risulterà piatta inizialmente. Poi vedete, una volta che iniziamo a lavorare intorno, quindi a fare la circonferenza, questa corona diventerà una piccola cupola, ma inizialmente è praticamente rotonda. Quindi, dove è scritto corona, noi possiamo andare a misurare in centimetri per vedere a quanto corrisponde la misura in mesi, anni e così via. L'altezza totale, quindi una volta che io inizio a lavorare dopo gli aumenti, vado a vedere quanto devo lavorare per quanti centimetri. E poi la circonferenza, che è praticamente la lavorazione, vedete, subito dopo la cupolina, quindi la corona. Ok? Quindi è molto molto semplice. Allora, io adesso in questo tutorial vi farò vedere man mano che lavoro. Io farò un cappello da donna, quindi veramente, insomma, sfrutteremo tutte le misure e vi faccio vedere come man mano dobbiamo regolarci. Ovviamente vi faccio vedere fino a un certo punto, perché poi è chiaro che capirete il procedimento, così non avete nessun tipo di problema. Allora, io questo, insomma, schema l'ho scaricato ovviamente da internet, lo potete trovare nel mio gruppo Facebook. Allora, io vi metto il link dove potete chiedere di essere accettate senza problemi, e nelle foto lo trovate, quindi ve lo potete scaricare, potete conservarlo, oppure ogni volta che vi serve andarlo a vedere, ve lo conservate sul cellulare e così via. Se lo stampate è ancora meglio, così ogni volta non avete difficoltà. Detto questo, andiamo a vedere che tipo di lana usiamo. Allora, io ho scelto questo tipo di lana della Ice Yarn perché mi piace veramente tanto. Userò questo fucsia, non so se in video si vede bene, ma è veramente molto molto bello. E lo compro online, io poi nel box informazioni vi metto il sito. E la persona responsabile, Gordana, è veramente molto molto gentile, io mi trovo benissimo. E quindi ve la consiglio proprio come, insomma, come persona, oltre che come commerciante, insomma, perché a volte non so se a voi vi capita, però si instaura un rapporto con la persona che vende, che insomma puoi chiedere un consiglio, e lei è veramente molto molto disponibile. Allora, che cosa dobbiamo usare per lavorare questa lana? Allora, chiaramente c'è il consiglio con la lana, e mi dice di usare 3,5 o 4 l'uncinetto o i ferri, e 100 grammi il gomitolo, quindi 280 metri, quindi è un gomitolo abbastanza, insomma, potete fare veramente un lavoro abbastanza lungo, ed è 100% antibatterico. Allora, questa lana quindi è veramente adatta anche per i bambini. Infatti dice baby antibatterico, quindi insomma anche per fare degli scialletti e così via. Io ne ho un lotto di questo colore e un lotto bianco, quindi farò insomma un po' di lavorazioni con questo colore qua, perché dopo il cappello vi faccio vedere anche una sciarpina simpatica, veloce da fare, sempre per adulta, per adulto. Detto questo, andiamo a lavorare. Allora, io scelgo di lavorare con il 4 per il semplice fatto che lavoro molto morbido, e quindi va bene anche il 4 per me. Per chi lavora stretto, ovviamente deve usare assolutamente il 4, però avete visto, lì vi consiglia che potete usare sia il 3,5 che il 4, quindi è a vostra discrezione. Allora, iniziamo con il nostro anello magico. Quindi lavoriamo la nostra X, ci infiliamo così, prendiamo il nostro filo così. E lavoriamo 12 maglie alte, quindi lavoriamo prima 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto e lavoriamo 12 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
10, 11 e 12. Lavorate le mie 12 maglie alte, chiudo il mio cerchio in questa maniera qui e vado a chiudere non sulla terza catenella, ma proprio sulla prima maglia alta che ho lavorato. Così. Perché? Perché così non si crea il foro. Non so se spesso vi capita che quando fate questo tipo di lavorazione si crea un foro troppo grande e a me non piace, quindi così non si crea lo spazio. Quindi chiuso il nostro giro, lavoriamo 1, 2 e 3, e 2, scusatemi, 2 maglie alte, non 3, 2 maglie alte, filo sull'uncinetto e nello stesso punto lavoriamo un'altra maglia alta, quindi la prima verrà sostituita dalle 2 catenelle. Filo sull'uncinetto e nella prossima maglia alta lavoriamo altre 2 maglie alte, quindi andiamo a realizzare un aumento in ogni maglia alta sottostante. Di nuovo filo sull'uncinetto e di nuovo 2 maglie alte nello stesso punto. Quindi realizzate 2 maglie alte in ogni punto. Una volta vedete che io ho completato il giro, entro nella seconda catenella che ho lavorato inizialmente e chiudo a maglia bassissima in questa maniera qui. Se faccio questa cosa per non creare un foro enorme, perché purtroppo se lavoriamo 3 catenelle si crea sicuramente un foro enorme. Ora di nuovo 1 e 2 catenelle e nel prossimo lavoriamo 2 maglie alte nello stesso punto, quindi vado a lavorare nella maglia alta subito dopo 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Nel prossimo punto lavoro una sola maglia alta. Nel prossimo invece lavoro 2 maglie alte, quindi andiamo ad alternare una maglia alta, 2 maglie alte per tutto il giro. Quindi arriviamo, vedete dove abbiamo lavorato le 2 maglie alte, le 2 catenelle, scusatemi, entriamo e chiudiamo a maglia bassissima, anche qui. Ok? Di nuovo 1 e 2 catenelle, quindi questa sarà la prima maglia alta, nel prossimo lavoriamo una maglia alta come si presenta, quindi semplice, e nel prossimo lavoriamo 2 maglie alte nello stesso punto, quindi un aumento. Così. Di nuovo, lavoriamo 2 maglie alte come si presentano. Quindi nel prossimo lavoriamo una maglia alta. Nel prossimo una maglia alta. E poi 2 maglie alte nello stesso punto. E proseguiamo così per tutto il giro, quindi 2 maglie basse come si presentano e 2 maglie basse nello stesso punto. Quindi arriviamo alla fine e sulla seconda catenella andiamo a chiudere a maglia bassissima. E questa, vedete, è quella che nello schema chiama corona, quindi finché facciamo gli aumenti si chiama corona. Andiamo a misurare per vedere se siamo quasi alla prima misura. Sì, vedete, questo è 10 centimetri, quindi significa che secondo lo schema, se devo fare un cappellino per un bambino di 1 mese, circa, quindi da 0 a 1 mese, io devo finire di fare gli aumenti. Ok? Perché poi in realtà dopo la circonferenza sarà di, vediamo un po', approssimativamente di 11. Dice qua, ah vabbè, dobbiamo fare il doppio, quindi chiaramente se non cresciamo un po' non riusciamo a vedere. Vabbè, significa che io vado a misurare, vedo che la mia corona è di 10 e per un bambino di circa 1 mese io finisco di fare gli aumenti. Ok? Nel nostro caso dobbiamo proseguire perché noi dobbiamo fare per adulto. Quindi, se dovete fare un cappellino, quindi per neonato,
Ok, per il primo mese di vita, quindi appena nato, dovete già fermarvi e andate a fare la lavorazione. Poi, come vedete, come proseguirò io alla fine dei giri e seguite chiaramente l'altezza che dovete fare. Quindi significa che se io mi fermo ad una corona di 10 centimetri, vedete qui, farò un'altezza totale di 14 centimetri e la circonferenza totale, quindi di tutto il cappello, sarà dai 32 ai 33 centimetri. Ok? Queste sono delle misure ovviamente indicative. Allora, adesso noi andiamo a proseguire con le nostre 2 catenelle per iniziare il lavoro, che saranno la prima maglia alta. Lavoriamo un'altra maglia alta nel prossimo e ancora un'altra nel prossimo. Quindi lavoriamo 3 maglie alte come si presentano e nel prossimo lavoriamo il nostro aumento, quindi 2 maglie alte. Ecco qui, di nuovo lavoriamo 3 maglie alte come si presentano, 2 e 3 e nella prossima lavoriamo un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto. Quindi proseguite così per tutto il giro, lavorando 3 maglie alte come si presentano e 2 maglie alte nel punto subito dopo, nel quarto. Arrivo quindi dove ho, vedete, le mie 2 catenelle, entro e lavoro e chiudo a maglia bassissima, così. Ok? Di nuovo misuro. Allora, siccome io sto lavorando con il 4, può darsi che aumenta facilmente, infatti, vedete, 12. Quindi significa che questa corona di 12 centimetri, già siamo arrivati ad una misura di 3-6 mesi. Ok? Quindi prima abbiamo fatto la misura 0 un mese, quindi possiamo anche calcolare che è 1-3 mesi, va? Facciamo così e quando siamo arrivati a 12 centimetri è 3-6 mesi, quindi continuiamo per 16 centimetri e poi misuriamo che dobbiamo trovarci per una larghezza totale di 37 centimetri. Quindi adesso noi andiamo a proseguire fino ad arrivare a quella che interessa a noi, donna, quindi dobbiamo avere una corona di 19 centimetri. Ok, quindi io vado a proseguire con i miei aumenti. Adesso io lavoro 2 catenelle, che è la prima maglia alta, entro nella maglia alta successiva, lavoro la seconda. Filo sull'uncinetto, lavoro la terza come si presenta e lavoro la quarta maglia alta come si presenta. Quindi lavoro 4 maglie alte semplici come quelle sottostanti. Nella quinta lavoro un aumento, quindi 2 maglie alte. Ora proseguo, lavoro 4 maglie alte come si presentano, quindi 1, 2, 3 4. E nella quinta lavoro il mio aumento, quindi 2 maglie alte. Proseguite così per tutto il giro. Quindi arriviamo dove abbiamo la seconda catenella. Entriamo e chiudiamo chiaramente a maglia bassissima. Ora iniziamo un'altra sequenza, quindi 1, 2, filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare 5 maglie alte come si presentano, quindi qui andiamo a lavorare la seconda perché la prima è composta dalle nostre 2 catenelle, quindi 2, 3, 4 e 5 e nella sesta lavoriamo 2 maglie alte, quindi un aumento. Di nuovo 5 maglie alte come si presentano, quindi 1, 2, 3, 4 e 5
E nella sesta lavoriamo 2 maglie alte nello stesso punto, quindi il nostro aumento. E fate questo praticamente per tutto il giro. Quindi arriviamo, vedete, dove abbiamo le 2 catenelle, entriamo all'interno e chiudiamo il nostro giro. Adesso iniziamo l'altra sequenza, quindi 1, 2, che sarà la prima maglia alta, e andiamo a lavorare 6 maglie alte come si presentano, quindi 2, 3, 5 e 6. Nella settima andiamo a lavorare 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Di nuovo lavoriamo 6 maglie alte come si presentano, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nella settima lavoriamo 2 maglie alte nello stesso punto, quindi facciamo un aumento. Ok, quindi andiamo a lavorare per tutto il giro una sequenza di 6 maglie alte, nella settima ne realizziamo 2, quindi un aumento. Quindi adesso andiamo a chiudere il nostro giro. Quindi siamo arrivati ad una sequenza di 6 maglie alte e nella settima lavoriamo il nostro aumento. Quindi andiamo adesso a misurare. Quindi stendiamo il nostro cappello in maniera che... Ecco qua. E andiamo a misurare. Misuriamo ed ecco che siamo arrivati a praticamente, dobbiamo misurare in maniera dritta, ecco qua, 19. Ok, quindi diametro 19. Quindi significa che in base al mio schema donna, io dovevo arrivare ad una corona di 19 centimetri. Ok, adesso dobbiamo andare a lavorare in maniera semplice come si presenta o comunque con una lavorazione particolare, se vi piace qualche lavorazione un po' più particolare. Quindi andiamo a fare tutta l'altezza del cappello, deve essere di 23 centimetri per una larghezza, quindi vedete una circonferenza, quindi significa tutto intorno al cappello di circa 54-55 centimetri. Quindi da questo punto in poi io vado ad iniziare la mia lavorazione. Allora, io farò una lavorazione molto semplice, niente di complicato. Una catenella, filo sull'uncinetto, due, scusatemi, catenelle, filo sull'uncinetto e lavoro semplicemente a maglia alta. Quindi non faccio nessuna lavorazione speciale, diciamo, una semplice lavorazione a maglia alta. Quindi proseguite a maglia alta e dobbiamo raggiungere un'altezza totale, quindi da dove abbiamo iniziato in questa maniera qui, vedete, l'altezza totale deve essere di 23 centimetri. Quindi io proseguo e vi dico anche quanti giri ho fatto in tutto. Allora, in base alla nostra tabella, il nostro cappello donna deve essere alto 23 centimetri. Però, siccome io personalmente voglio realizzare un punto elastico intorno, l'ho leggermente fermato a 21, perché adesso andiamo a lavorare insieme il punto elastico in modo che il cappello non sia largo largo. È vero che di solito si fa un giro di maglie bassissime intorno, però andiamo a fare questo punto elastico così il cappello viene bello aderente alla testa. Io vado ad usare un cotone chiaro, quindi un colore più chiaro, in questo caso vado ad usare un bianco panna e vi faccio vedere insomma che tipo uso. Allora, vado ad usare, vedete, il colore bianco, sempre della Ice Yarn, dove, che vi metto il link nel box informazioni per acquistare. È proprio uguale, vedete, si va lavorato con 3,54, quindi è lo stesso baby antibatterico, quindi insomma proprio uguale uguale. Come iniziamo? Allora,
Vado a chiudere chiaramente il mio lavoro, lo chiudo proprio, quindi taglio il filo e vado a nascondere il mio filo. E con un ago chiaramente vado all'interno a cucire il filo per nasconderlo bene. Ecco qua. Una volta che abbiamo fatto questo, prendiamo il nostro cotone bianco e ci agganciamo. Non è importante dove, io adesso mi aggancio qui, ma insomma non è importante dove. E mi aggancio lavorando. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 catenelle. Giro, vedete? E lavoro all'interno delle maglie basse in questa maniera qui. Quindi in ogni catenella entro e lavoro una maglia bassa. Ecco qua. Lavoro anche l'ultima, sarebbe la prima praticamente che ho lavorato. Adesso entro nel prossimo punto e lavoro una maglia bassissima. Entro nel prossimo, lavoro una maglia bassissima e poi vado a lavorare, vedete qui. Vedete? Quindi io mi trovo così, una catenella, entro e lavoro 1. 2. Ah, scusatemi, devo lavorare chiaramente per realizzare il mio punto. Scusate. Quindi prendo una sola asola, una, e lavoro la mia maglia bassa. Quindi andiamo a lavorare in coste. Di nuovo prendo una maglia e lavoro in coste. Faccio questo fino alla fine del giro. Ed ecco qui, arriviamo nell'ultimo e facciamo uguale. Ora una catenella, giriamo il nostro lavoro e di nuovo lavoriamo in coste prendendo, vedete, sempre una sola asola. Quindi di nuovo lavoro 1. 2, 4, controllate bene se c'è un altro punto da lavorare, se non c'è, vi andate a legare, vedete, nel prossimo, a maglia bassissima. Di nuovo una maglia bassissima e giriamo il lavoro così. Ok, vedete? Stiamo lavorando in coste. Ora entriamo nel prossimo e lavoriamo una maglia bassa. Scusate, ho lavorato di nuovo, non in coste. Di nuovo prendiamo l'asola interna e lavoriamo una maglia bassa in coste. Di nuovo l'asola interna e una maglia bassa in coste. Di nuovo una maglia bassa in coste e per tutti i punti andiamo a lavorare una maglia bassa sempre in coste, quindi scusate se ho fatto confusione, ma è perché praticamente i punti non si vedono bene in video. Una catenella, giriamo il nostro lavoro. E chiaramente torniamo indietro lavorando sempre in coste le nostre maglie basse. Vedete? Viene la treccina. Ora vediamo se dobbiamo lavorare anche questo, sì. Arrivati qui nel punto, vedete,
andiamo a lavorare una maglia bassissima e entriamo nel prossimo e lavoriamo una maglia bassissima e giriamo, vedete, il lavoro. E quindi qui di nuovo andiamo a lavorare un'altra maglia, un altro giro di maglie basse in costa. Quindi dobbiamo fare questo chiaramente fino alla fine del bordo di tutto il cappello, lavorando sempre in costa. Ok, girate il lavoro e proseguite, e facciamo questo per tutto il giro del cappello.